Ciao a tutti, da Sonia Status Mamma, una mamma tra i fornelli, e oggi vi farò vedere come preparare le barchette e i cestini di pasta frolla salata, da farcire come più ci piace, una ricetta base perfetta per aperitivi e occasioni speciali. Segnatevi gli ingredienti e venite con me a scoprire di cosa si tratta. In una capiente ciotola mettete 250 g di farina 00 e 100 g di burro freddo di frigorifero, tagliato a cubetti. In questo modo la nostra frolla sarà molto friabile. Aggiungete anche 30 g di far parmigiano e lavorate con i polpastrelli fino a ottenere un composto sabbioso. Vi consiglio di mettere il tutto in una capiente ciotola in modo da riuscire a amalgamare bene tutti gli ingredienti. Fate questi passaggi velocemente. Una volta che avete ottenuto un composto sabbioso, aggiungete i restanti ingredienti, un cucchiaino di sale, un uovo e impastate velocemente fino a ottenere un panetto liscio e morbido, ben amalgamato. Poi fate riposare 30 minuti in frigorifero avvolto da pellicola trasparente. Posizionate la frolla sulla spianatoia o tra due fogli di carta forno e stendetela fino a ottenere una sfoglia di 1 cm. Poi, valutando la grandezza delle crostatine o delle tartelle da preparare, intagliate i vostri dischi di pasta frolla salata. Io mi sono regolata in base allo stampo che avevo, più o meno delle formine da 5 cm. Posizionate i ritagli di sfoglia al centro degli stampi e premete fino a far toccare il fondo. Ottimo aiuto un matterello. Poi fate riposare 30 minuti in frigorifero avvolto da pellicola trasparente e poi cuocete in forno statico a 180 gradi per 15-20 minuti. Questo è il risultato. Pronte per essere farcite come più ci piace. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciatemi un like e se volete saperne di più, cliccate sul link in bio oppure chiedete in un commento. Alla prossima ricetta, da Sonia, Status Mamma, una mamma tra i fornelli.